Fabrizia Manocchio, docente di percussioni. Parliamo dell'importanza dello strumento all'interno del percorso formativo qui alla Petrone. Sì, dobbiamo dire che lo studio dello strumento è fondamentale nel percorso evolutivo di ciascun individuo, in particolar modo anche nella fase preadolescenziale dei nostri ragazzi, perché sviluppa processi intellettivi del loro percorso e soprattutto stimola delle competenze fondamentali dell'area emotivo-emozionale. Perché questo? Perché studiare uno strumento determina innanzitutto una maggiore autoconsapevolezza e conoscenza di se stessi, controllo della propria postura, controllo dell'emotività, sviluppa competenze come la creatività, che non è una dote innata come si è creduto fino a poco tempo fa, ma è proprio la messa in campo di pensieri e azioni al di là di schemi tradizionali, e che è quello che i ragazzi fanno quando insieme attiviamo strategie di apprendimento per superare diverse difficoltà. Sviluppa il pensiero multiplo. Che cos'è il pensiero multiplo? Si realizza soprattutto nella musica d'insieme, nei piccoli ensemble e nell'orchestra, ed avviene quando ogni studente esegue il suo brano, le sue strutture ritmiche e melodiche completamente differente l'uno dagli altri nell'ambito di tutti gli altri componenti. Quindi c'è un dialogo tra le varie parti orchestrali, le varie sezioni e i vari strumenti. C'è uno sviluppo della creatività in tal senso e contemporaneamente anche del pensiero divergente. Ma l'aspetto fondamentale di studiare uno strumento in un'istituzione formativa come è la Petrone trova la sua ampia valenza nell'orchestra, che è un'attività a cui noi teniamo moltissimo. Perché? Perché c'è una crescita personale, c'è uno sviluppo dell'autostima, nell'orchestra c'è una scuola di vita. Si realizza la competenza fondamentale dell'empatia, perché tutti fanno parte di un tutto, cioè rispetto di ogni sensibilità. Non ci sono prevaricazioni, i ragazzi vivono tutto lo stesso percorso con lo stesso fine, ognuno porta con sé tutte le sue fragilità che diventano i punti di forza dell'orchestra. Quindi noi cresciamo contemporaneamente con loro, con degli scambi culturali, emozionali di ciascuna natura, e cresciamo e cerchiamo di esprimere quello che tutti dicono l'inesprimibile, quello che va al di là delle parole, attraverso un linguaggio alternativo alla portata di tutti e nelle capacità e nel sentimento di ognuno. Matteo Del Re, docente di sassofono, questa sera all'Istituto Petrone un concerto di Natale. Come si sono preparati i ragazzi e come si svolge il concerto? Bene, sì, allora il concerto di Natale in realtà figura come il punto di arrivo di un lungo lavoro iniziato 3 mesi fa, e in effetti tutto quello che ha appena detto la mia collega Manocchio non avrebbe senso se poi non ci fosse un traguardo, no? Questi ragazzi comunque hanno bisogno comunque di essere stimolati, e loro inizialmente fanno una gran fatica per la preparazione di tutto questo. Ricordiamoci che facciamo parte di una generazione molto veloce, mentre qui c'è bisogno di tanto tempo per raggiungere dei piccoli risultati. Basti pensare che noi abbiamo montato circa mezz'ora di concerto in 3 mesi di lavoro.
è di fondamentale importanza. I ragazzi crescono molto con le prove d'orchestra, stando insieme, perché imparano molto a rispettarsi, a rispettare se stessi, a capire cosa significa avere davanti un pubblico, un direttore d'orchestra. E il concerto di stasera è proprio la parte finale, ma la più importante, di questo primo percorso annuale scolastico. Il concerto di stasera l'abbiamo strutturato in modo tale da abbracciare un po' il Natale a 360 gradi. Sono in realtà sei pezzi, i primi tre li prendiamo dallo spettacolo già fatto in precedenza in questa scuola che molti campobassani conoscono, di questo Folletto di Mazza Maurielli, che è nato interamente qui, sia le musiche, le scene, i costumi. I ragazzi sono stati bravissimi, insieme ai miei colleghi sono riusciti a fare un lavoro a 360 gradi, partendo da zero e arrivando fino alla fine con uno spettacolo completo. Gli altri tre brani sono Winter Wonderland, Joy to the World e Feliz Navidad, che sono caratteristici proprio del periodo natalizio, dove c'è questo Winter Wonderland, questo paese delle meraviglie invernale. Abbiamo cercato di far capire anche l'importanza ai ragazzi di questi tre brani. Non sono stati scelti a caso. Perché? Perché questo Winter Wonderland, questo paese delle meraviglie, dà il senso della spensieratezza. Nell'immaginazione del compositore c'era un paesaggio invernale, innevato, dove lui faceva una passeggiata, e quindi la figura della tranquillità. Joy to the World, la gioia del mondo, di cui c'è tanto bisogno in questo periodo. Ricordiamoci che questi ragazzi vengono da 2 anni di chiusure, di restrizioni, e quindi psicologicamente hanno avuto un effetto devastante, a mio avviso. Per finire alla fine con Feliz Navidad, che è per antonomasia uno dei pezzi più suonati del periodo natalizio, e che vedrà di scena stasera anche i ragazzi delle quinte elementari. Questo è un collegamento con il progetto che il nostro dirigente ha voluto fortemente. Ricordiamo che il dirigente è maestro di musica, sassofonista, e nutre una forte sensibilità verso questo tipo di materia. E stasera è la prima di tre serate.